L'operazione di oggi è stata condotta in diversi comuni della Lombardia, dell'Emilia-Romagna, del Veneto e della Calabria. La figura centrale dell'indagine Sisma è rappresentata dal nipote di un boss, un 'ndranghetista, che avrebbe messo in piedi un sistema corruttivo per facilitare la concessione di contributi pubblici destinati alla ricostruzione post-sisma del 2012.